Ben ritrovati e buona domenica con una nuova edizione del nostro TG Giorno, edizione che apriamo con la pagina della cronaca. È morta dopo un mese di agonia al San Donato di Arezzo la 95enne rapinata lo scorso giugno in via Cesalpino. Giuseppina Capponi, come ricorda oggi la Nazione, era stata aggredita in pieno centro storico ad Arezzo. Lo scippatore l'aveva prima spintonata e gettata a terra per strapparle la borsetta. Ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico con appunto lo scippo, la donna si era rotta il femore, non si è poi però dopo l'intervento mai ripresa. Cambia l'accusa per il 37enne italiano autore della rapina che la squadra mobile aveva rintracciato nei giorni successivi. L'uomo in carcere, dopo la misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo nei suoi confronti, dovrà ora rispondere di omicidio preterintenzionale. Cambiamo adesso argomento. L'ultima domenica di luglio è da bollino rosso sulle strade. In aumento il traffico veicolare previsto sulla rete autostradale con le partenze per i luoghi di villeggiatura e il primo controesodo per chi rientra dalle ferie di luglio. Da una parte il weekend più caldo del 2024, dall'altra il traffico da bollino rosso previsto da Viabilità Italia. Sono i due elementi che caratterizzano l'ultima domenica di luglio. Aumentano i flussi veicolari sulla rete autostradale con gli spostamenti di chi deve raggiungere le mete di villeggiatura e chi invece rientra dalle ferie di luglio. Tra i punti più colpiti dal traffico, oltre ai principali tratti autostradali, osservato speciale anche l'itinerario E45 che, come sappiamo, interessa Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. In previsione degli spostamenti, ANAS ha deciso di limitare la presenza dei cantieri. Fino al 3 settembre saranno sospesi 906 cantieri su 1.278, il 70% di quelli ad oggi attivi. C'è poi l'anticiclone africano che non dà tregua con sei città italiane da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Abbiamo parlato di traffico veicolare in aumento sulle autostrade italiane. Parliamo adesso di sicurezza stradale perché parte il nuovo spot della campagna ANAS Guida e Basta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Polizia. Parte il nuovo spot sulla sicurezza stradale della campagna ANAS, Guida e Basta, in collaborazione con il Ministero e Polizia di Stato, con lo slogan Quando sei alla guida, tutto può aspettare. La raccomandazione principale resta ferma: no senza eccezioni alle distrazioni alla guida, ai comportamenti pericolosi, al mancato rispetto del codice della strada. Spaghetti al pomodoro, dai! Poggio questo bicchiere sul primo. Voilà! Fantastico, allora abbiamo Quando sei alla guida, tutto può aspettare. L'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. La cronaca adesso ci porta in Val di Chiana, vetri infranti, monitor delle macchine obliteratrici spaccati. È il resoconto dei danni provocati nella serata di ieri da alcuni giovanissimi all'interno della stazione di Camucia. A darne notizia il primo cittadino di Cortona, Luciano Meoni, che sulla propria pagina Facebook condanna fortemente l'accaduto, annunciando tolleranza zero nei confronti di tali gesti. Credo sia giunta l'ora di far pagare i danni, una volta individuati gli autori, ai loro genitori, conclude il sindaco. E andiamo adesso al Bagnoro, torniamo dunque ad Arezzo con l'interrogazione sui lavori del consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Donati. I lavori sulla viabilità del Bagnoro sono praticamente in dirittura di arrivo e se ne è parlato nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Arezzo. Siamo stati costretti a fare un'interrogazione all'assessore Casi perché
In località Bagnoro c'è una strada che è stata già collaudata l'11 di luglio, ma che comunque ancora ad oggi è chiusa. E quindi abbiamo chiesto all'assessore Casi che intervenga e richiami la ditta in modo da poter riaprire il prima possibile questa strada, che viene usata da molti cittadini che attualmente devono percorrere una strada con una larghezza ridotta e che i mezzi di soccorso o camion che possono essere dei vigili del fuoco avrebbero difficoltà per raggiungere diverse abitazioni che si trovano al di là di questa strada chiusa. Questi interventi non sono realizzati direttamente dal Comune, però quello che noi chiediamo al Comune di Arezzo è che vigili, anche se non sono loro direttamente ad eseguire i lavori, ma sono sempre nella proprietà comunale. Quindi il Comune che faccia rispettare i tempi dei lavori e che quando c'è la possibilità, anche se ancora non conclusi, con delle attenzioni, con delle segnalazioni, con della cartellonistica, questa strada potrebbe essere riaperta. Il Comune di queste cose se ne dovrebbe occupare. Torniamo alla pagina della cronaca. Incidente stradale ieri sera poco dopo le 20 in località Rendola nel comune di Montevarchi. Coinvolta nel sinistro una Vespa il cui conducente, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena. Ferita anche una 56enne portata dai sanitari in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale La Gruccia. Sul posto è intervenuta una infermierizzata del Valdarno, un'ambulanza della Misericordia di Terra Nuova Bracciolini e una della Confraternita di Cavriglia. Andiamo adesso al Pionta per due giorni di musica e non solo, con lo Psycho Hill Fest per far rivivere il Parco degli Aretini. Un fine settimana al Parco Colle del Pionta di Arezzo con concerti, DJ set, un'area ristoro, il mercatino, spazio artisti e lo spazio giochi per bambini. Una fitta rete di attività per tutti e per tutte le età, con un occhio di riguardo ai più giovani, per promuovere e diffondere socialità, cultura e aggregazione sociale. Sono due giornate di eventi al Pionta, ieri e oggi, dove diciamo che l'associazione che ha creato questo evento, lo Psycho Hill, richiede la partecipazione attiva di tutte le associazioni che sono rivolte nel sociale, come noi per esempio che siamo l'associazione Nuovamente di Arezzo, e ognuno di noi da una parte attivamente, in questo caso noi in ambito educativo, nell'infanzia, nell'adolescenza, nei bambini, degli elementari, per i figli che verranno con i genitori e vogliono divertirsi giustamente. In realtà a Pionta abbiamo trovato un luogo accogliente, un luogo pulito, una splendida location che si presta a fare milioni di attività. Allora, le attività che faremo all'interno di questa rassegna sono, allora abbiamo due postazioni fisse con trucca bimbi e bolle di saponi giganti, un altro laboratorio fisso dove c'è una nostra animatrice che farà un laboratorio creativo con le pietre, due postazioni di giochi di movimento e un escape room dal vivo gestita da ragazzi volontari della nostra associazione. Andiamo adesso a Castiglion Fiorentino perché tra gli ospiti del Castiglioni Film Festival anche Simone Annichiarico, conduttore televisivo e figlio di Walter Chiari. Simone Annichiarico, con il tuo libro 100% Walter Chiari, quanto è difficile e quanto è facile allo stesso tempo scrivere un libro sul proprio padre? Allora, è facile perché tu ti butti sull'onda dei ricordi e quindi vai e scegli tutti i tuoi ricordi più divertenti, quelli che per te hanno più senso. La difficoltà è parlare di un uomo che ha vissuto più delle sette vite, delle famose sette vite dei gatti, quindi è difficilissimo contenere in un libro, anche se fosse una Treccani, la vita di un uomo che ha toccato tutti i continenti, ha avuto una vita veramente pazzesca, nato in una famiglia umilissima pugliese, poi è finito a Broadway, ha lavorato con David Niven, Ava Gardner, è stato con Ava Gardner, Orson Welles l'ha diretto in un film, in Falstaff, cioè, pazzesco, da invidiare. E tu ci hai messo anche tanto tempo per scriverlo, immagino perché sia sicuramente stato complicato mettere in fila tutti i pezzi e poi perché ci hai avuto anche delle piccole disavventure. 15 anni a scrivere questo libro.
dato che siamo al Castiglioni Film Festival, 10ª edizione, stasera c'è anche la proiezione di un documentario, Meglio essere chiari, anche questo diretto da te. Quindi insomma, chi meglio di te, mi verrebbe da dire, conosceva tuo padre. Però insomma, anche questa è stata un'altra fatica, un altro omaggio al genio di tuo padre. Sì, purtroppo non diretto da me, ma scritto a tre mani da me. Avevo un maggiolino di famiglia dal 72 che l'abbiamo, e con quel maggiolino sono andato a trovare allora gli amici vivi, allora, di mio padre. Adesso, se vedi quel documentario, più della metà non ci sono più, perché c'era dentro Missoni, c'era Sandra Raimondo Ianello, c'era dentro Carlo Anzina. Il palco del Teatro Petrarca ha ospitato la serata conclusiva di Opera Seme Festival, successo dunque per lo spettacolo Jazz on Broadway con le atmosfere intramontabili dei musical. Opera Seme, un seme che è fiorito addirittura a Broadway. Sì, quest'anno il concerto di Broadway, che normalmente lo presentavamo il 4 di luglio per il giorno dell'indipendenza, abbiamo deciso di presentarlo dopo le 4 serate dedicate all'opera, tra l'altro che sono state serate che hanno visto una grande affluenza di pubblico. Questa sera a Broadway sarà uno spettacolo veramente molto nutrito per quanto riguarda gli artisti. Avremo orchestra Oida e jazzisti, un organico di 12 elementi, avremo 12 cantanti americani che si esibiranno nel repertorio che è più consono alla loro cultura, e poi abbiamo anche dei danzatori del programma Moving Environment, che è un altro programma in collaborazione con università americane, diretto da Leonardo Lambruschi e Consuelo Paceco di Spazio Seme. Questa sera Broadway vedrà tutte le più famose arie dei musical americani, da Il Mago di Oz ai Miserabili, Il Fantasma dell'Opera, West Side Story. Quindi ripercorreremo un po' quelli che sono i classici del musical. È un musical molto interessante, che è Hamilton. Avremo un brano, The Schaller Sister, che sarà un brano corale, tra l'altro che è del musical che è stato riconosciuto il più importante capolavoro degli ultimi 25 anni. E abbiamo avuto proprio Anna Flavia Zuim, che è, a Broadway prepara i cantanti e gli artisti di Broadway, che è stata con i ragazzi e quindi ha messo in piedi questo grandissimo brano corale. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione. Prima di salutarvi, vi ricordo gli appuntamenti in onda su Teletruria. Questa sera, dopo il telegiornale delle 20:30, si conclude idealmente il ciclo del Weekend al Cinema con la chiusura di questa stagione. Subito dopo il telegiornale potrete assistere al film The Gran Bolero, film drammatico diretto da Gabriele Fabbro, con all'interno del cast Lidia Vitale e Ludovica Mancini. È tutto, l'informazione torna questa sera, grazie e buon proseguimento in compagnia di Teletruria.